Il 19 aprile 1511, giorno del Sabato Santo, nella strada davanti alla chiesa Urbinate di Santa Chiara, viene trovato un bambino avvolto in un panno bianco, che ha come segno di riconoscimento particolare una moneta d'argento. Il piccolo è battezzato con il nome di Pasqualino, proprio perché trovato nel giorno del Sabato Santo, e inizialmente affidato alla Fraternita di Santa Maria della Misericordia. Il compito di coprire le spese di mantenimento di questo trovatello è stranamente assunto per 4 anni dal notaio Lorenzo Spaccioli, forse a conoscenza dei genitori del piccolo. E infatti Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, a soli 5 mesi dalla nascita del trovatello va ad Urbino per riconoscere il neonato come suo figlio. Pasqualino, riconosciuto dal padre, diventa così Ippolito de' Medici. E a questo punto può essere chiamato in causa il recto della carta 132 del primo volume dei 6 che compongono il libro degli esposti della venerabile Fraternita di Santa Maria della Misericordia di Pian di Mercato di Urbino, che era l'istituzione preposta all'assistenza degli orfani. In questa pagina troviamo una breve biografia, ma breve non è un'assurdità perché anche la vita di Ippolito de' Medici fu breve, morì a 24 anni, troviamo giusto appunto una biografia di colui che inizialmente venne battezzato come Pasqualino ed in seguito riconosciuto dal padre divenne Ippolito de' Medici, poi addirittura anche cardinale. Lorenzo il Magnifico ha 3 figli maschi. Il primo, Piero, è destinato ad occuparsi della politica medicea a Firenze. Il secondo, Giovanni, diventerà il famoso Papa Leone X. Il terzo, Giuliano, è una specie di riserva, dedita a componimenti letterari di modesto spessore e ad una sfrenata attività di libertino. Durante l'esilio dei Medici da Firenze, Giuliano è ospite per lungo tempo alla corte di Urbino. Giuliano intrattiene ottimi rapporti con personaggi di altissimo spessore culturale dell'epoca, come Machiavelli, Raffaello e Leonardo. Terminato l'esilio da Firenze dei Medici, Papa Leone X, amando molto il fratello e sapendolo poco adatto al governo, lo chiama a Roma. Giuliano accetta e porta con sé il piccolo Ippolito. Siamo nel luglio del 1513. Leone X si affeziona moltissimo a Ippolitino, tanto che lo troviamo ritratto in un affresco delle stanze vaticane, l'incoronazione di Carlo Magno, di Raffaello Sanzio. Nonostante tutti gli agi della corte papale, Ippolito ha un pensiero ricorrente, un desiderio assillante, quello di conoscere la sua mamma, che non ha mai visto. Giuliano decide allora di commissionare a Leonardo da Vinci, all'epoca al suo servizio, un dipinto raffigurante Pacifica Brandani. Io di lei so che fu una cortigiana della corte ducale e che concepì il figliuolo, prima Pasqualino, poi Ippolito, in maniera illecita, perché nell'atto contenuto nel recto della carta 132, ad un certo punto compare la dicitura "Iddio la perdoni". The way of a simple human emotion weighs me down more than the tank ever did. The pain. It's determined and tra i fatti verificabili con certezza e possiamo annoverare i risultati delle ricerche di 2 studiose che sono state denominate ricercatrici di paesaggi, cacciatrici di paesaggi, Borchia e Nesci, che hanno saputo con l'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche identificare il paesaggio della Gioconda, lo sfondo della Gioconda.
e hanno capito e hanno individuato un fatto, cioè che quel che si vede è la Valmarecchia e alcune zone, alcune vallate del Ducato di Urbino viste proprio dalla Valmarecchia, che è una zona che Leonardo da Vinci conosceva benissimo, perché negli anni in cui aveva ricevuto la committenza da Giuliano de' Medici di fare il ritratto della defunta madre di suo figlio Ippolito, aveva accompagnato Leone X e lo stesso Giuliano lungo la via cosiddetta Ariminensis, che è la via che allora univa Arezzo a Rimini. Alcun dubbio sulla circostanza che la cosa che più mi ha toccato, mi ha emozionato, è che se fossero giuste tutte le ricostruzioni fin qui descritte, la Gioconda racconterebbe una storia molto bella e molto triste di un figlio che non ha mai visto la sua mamma, di una mamma che ha visto il suo figlio per pochissimo tempo, per poche ore, e che pure nella ricostruzione realizzata da un genio come Leonardo da Vinci, perché a queste condizioni veramente Leonardo da Vinci mi sembra geniale, avverte in sé il desiderio di esprimere comunque al suo figliuolo un senso di protezione, di giocondità, di serenità e di piacevolezza del vivere. Eppure è anche caratterizzata da una vena di malinconia, da un sorriso indecifrabile e che comunque ha in sé qualcosa che non è della piena allegria e della piena gioiosità. Mi viene in mente così en passant che, a riprova della veridicità della ricostruzione così come è stata proposta, c'è il fatto che per altre vie Giuliano aveva proposto a Raffaello, che allora era il ritrattista ufficiale della corte papale, un ritratto di se stesso, il quale Raffaello affidò il suo ritratto ad un aiutante di cui non ricordo il nome. E il ritratto che noi oggi abbiamo e che sappiamo per certo essere il ritratto di Giuliano de' Medici ha dimensioni molto simili a quelle della Gioconda. Perciò è un po' come se possa esserci stato il disegno di fornire ad Ippolito il ritratto di tutti e due i suoi genitori, quello più realistico e più riconoscibile del suo vero padre, Giuliano de' Medici, e quello in una certa misura immaginario di Pacifica Brandani da Urbino.